E quindi di incrociare un sentimento un po' antitasse, anti-immigrazione, altro portato di questa globalizzazione, bene, di sviluppare dei meccanismi difensivi sostanzialmente, no? Mi chiudo in un territorio omogeneo e cerco di difendermi dal mondo, così non mi arrivano in casi guai. Ecco. Questo è avviene, è avvenuto, c'è stato un fenomeno anche europeo, poi noi si è svolto in modo particolare, ma è un certo. fenomeno generale. cioè la globalizzazione dove c'erano conquiste di UE... Cioè la sinistra come può reagire? Ma intanto cantandogli quando ha cantate, perché adesso a questo punto la Lega cosa vuole? È, è, è lì in giro dal 94 con Berlusconi, ha governato sette anni degli ultimi nove. Il riassunto qual è? C'è meno fisco? C'è meno. Dov'è Dov'è la soluzione? Quindi, Sai che eh, mi mi diceva prima, cioè, prima la Domenico Olivieri chiacchierando, mi diceva. Forse tante cose che dice la Lega, sono anche chiacchiere, però loro stanno sul territorio come ci stava no, una volta in territorio. Il territorio, PC. sì, stanno di Toma ci stiamo più. noi stiamo, facciamo, Abbiamo fatto 2000 feste li battiamo 10 a 0. Che dice no, no. ieri? Il problema è l'ideologia: cioè tu magari hai dei guai, non li risolvi col fisco, con le cose. Fai una bella polemica con una moschea con l'immigrazione Allora Ma loro vanno in fabbrica i leghisti. Cioè, ormai gli Ma operai andiamo votano no la Lega. Ma in fabbrica, no. Gli operai sono figura sociale insomma, che Ma lei ci va, perché PD per un molto conto... tempo non ci è andato. Mm. Lei ha una passione Io per le fabbriche. Qua, Però insomma, per Operaio, tanto tempo, più le feste che le fabbriche avete fatto. Ma un conto è l'operaio a Modena, un altro conto è l'operaio a Varese. Insomma, ci sono i contesti territoriali, ci sono culture che si diffondono. Ma la Lega adesso sviluppa un'ideologia. L'ideologia è la forza della pietra, eh tendiamoci, quando tu fai passare l'idea che difendendo... Anche nel mondo post-ideologico di oggi. Post-ideologico l'hanno raccontato che non c'erano più le ideologie, ma il berlusconismo cos'è? Se non l'idea che pensi mi, fa come puoi, fa come vuoi, è un'ideologia, se no non diremmo berlusconismo, così come diciamo leghismo, è un'ideologia, siamo noi che ci siamo arresi al fatto che non ci sia un'ideologia, quindi non abbiamo sviluppato i nostri valori che sono alternativi e diversi e sono più efficienti per una società sviluppata, perché tu non puoi chiuderti davanti al mondo. Se c'è la migrazione, c'è l'immigrazione e devi rendere la tua società abbastanza matura per affrontare questo problema, nei suoi disordini da colmare, nelle sue efficienze, le sue positività da riconoscere, perché se no non siamo nel mondo di domani. È, noi dobbiamo sviluppare questo tema è chiaro che siamo in una situazione dove in tutta Europa c'è una tendenza di questo genere, intendiamoci Senta, e quindi Bersani sono tendenze anche pericolose aveva, aveva accennato prima alle liberalizzazioni è stato un suo cavallo sì. di battaglia quando sì. era ministro, quando era al governo sì. eh, sono passate la storia come le lenzuolate di Bersani eh, lei ha fatto una battaglia contro tante categorie dai tassisti ai farmacisti agli avvocati, insomma l'obiettivo era molto nobile perché era più concorrenza a favore di tutti noi Dopodiché... io veramente ho fatto liberazione del commercio, quella delle ferrovie, quella dell'elettricità. Non mm. ho fatto solo le sue Sono rimaste ricordo, in mezzo, forse... no, 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 rimaste no, in mezzo al. guado alcune sono rimaste in mezzo al guado. No, non un accidente, no, è cambiato in quei settori, è cambiato l'Italia. L'ENEL era una società assistita che portava debiti allo Stato. Ma io volevo farla parlare degli avvocati società, però. Volevo farle vedere come ha giudicato la liberalizzazione la categoria degli avvocati rispetto lo, al problema intulisco. della tariffa minima. Un Vediamo po un po', sì. andiamola a vedere. Adesso. che è nella zona clou di Venezia, la più bassa dove c'è l'acqua alta come si può vedere e dove c'è il ponte di rialto, quindi è nel cuore di Venezia. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Posso depositare la distanza? Grazie. E metterò a conclusione della mia attività una parcella, qui farà seguito ovviamente una fattura, e questa eh, parcella prevederà una serie di voci che corrispondono alle singole attività svolte dall'avvocato. Mentre prima il compenso era tra un minimo e un massimo, con il decreto bersaglio è stato eliminato il minimo. Se poi vogliamo capire quali sono stati gli effetti che il precipitato dell'abbattimento dei minimi tariffari uno degli effetti è stato anche questo e cioè l'Inps ha diramato un avviso con il quale chiede di creare delle liste di avvocati triennali e il compenso che è stato fissato ed è chiarissima l'indicazione è a 250 euro oltre IVA e CPA corrisposto alla fine del procedimento e compensa in ogni comprensiva l'intera attività professionale, ogni spesa, addirittura le esemplifica in viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta. Stanno proponendo dei compensi che sono contrari alla dignità e al decoro di qualsiasi lavoratore. Allora, Bersani, eccola qui direttamente da Venezia, questa giovane avvocatessa brava, combattiva. Si chiama Anna Zampierone ed è molto arrabbiata con lei che l'ha trasformata in una lavoratrice low cost. Praticamente, come un call center è diventata l'avvocatura, secondo Anna. Anna, che le, vuol, che le vuol chiedere lei a Bressani? Una prima analisi. Lo scopo della liberalizzazione e probabilmente l'abbattimento dei minimi tariffari per voi voleva avere probabilmente uno scopo nobile, cioè aiutare il consumatore ad attingere alla domanda di giustizia eh, in, in termini di maggior, minor costo e probabilmente un volano per i giovani per eh, creare maggiore concorrenza all'interno della categoria e quindi maggior lavoro per eh, i giovani. Non avete raggiunto né l'uno né l'altro. C'è poco da fare. E, e se non ve ne siete resi conto, eh, beh insomma a questo punto è bene che ve ne rendiate conto perché se questi sono gli auspici per un futuro, la categoria professionale degli avvocati è una categoria che deve essere identificata per il rapporto di fiducia con il proprio cliente, non perché costa di meno, perché se costa di meno, non lo dice soltanto la Corte di Giustizia e la Cassazione, vale di meno la qualità professionale, è necessaria identificarla e garantirla. Ma, solo per gli avvocati io parlo per la mia categoria no, no, professionale no, parlavamo prima di operai parlavamo prima di Cioè signora mi faccia dire questa cosa lo so anch'io che il primo effetto di una norma così significa dare subito la sveglia a chi è in grado di svegliarsi sono le grandi aziende e le compagnie assicurative, sono proprio loro che ne hanno goduto infatti. E fanno... lo so anch'io perché arriva il consumatore lo so anch'io che una liberalizzazione ha bisogno di una manutenzione, di andare avanti, non di andare indietro. Regolando gli eccessi. Regolando, regolando gli eccessi. E conoscendo la categoria, conoscendo dal di dentro S la professione. Eh, signora, eh, questa, questa obiezione, io voglio bene alle professioni, voglio bene. Ma lei mi spieghi perché noi abbiamo il più alto numero d'avvocati d'Europa e importiamo gli avvocati. Me lo, me lo spieghi? Vuol dire che li e importiamo, dove? che Beh, abbiamo gli studi internazionali. Assolutamente, in perché per esempio sono vent'anni che non si vuole fare una norma sulle società professionali. Io che ma... sono a favore delle professioni, perché mm. lui è Emiliano, un commercialista è stato, il commercialista è stato fondamentale per lo sviluppo delle imprese, della piccola impresa. Scusi no, ma torniamo. No, no, arrivo, negli anni 70, certo. perché risolvevi i problemi di allora. Adesso per risolvere agli italiani i problemi di oggi bisogna che le professioni si diano una struttura e una capacità di muoversi che sia comparabile a quella di altri paesi. Ma lei Aver sa che le professioni le sono ordinate per legge? Ma, lo, eh, signora, so, ma quindi la so, legge lo so, lo so. deve derivare da voi, dal legislatore, una riforma signora, adeguata eh, e chi sa quanti avvocati riforma... ci sono in Parlamento? Lo sa, sì. Però, eh, però eh, posso dire una però, cosa: le dichiarazioni sì, io... recenti sono di tutti eh, i magistrati, ma le tariffe minime. Torniamo al allora, minime. le tariffe tariff minime, tariff la logica è, que è questa, qui, no? Per esempio, le tariffe minime e il famoso forfè che suscitò tante, tante cose. Qual è la logica? No, più che altro il quota lite che suscitò. Vabbè, quota lite. Ho parlato forfait. di cose complicate che non capiamo. No, quota lite è ti pago. Se vinci la causa, in proporzione che vince la okay. causa. Allora, grazie a Io sono un giovane avvocato, ok? Eh, dico non sarò carnelutti, non sono il principe del foro. Però per mettermi a lavorare io provo a farti questa causa di divorzio, ti dico prima quanto, eh, ti, quanto ti chiedo mm. e a prescindere dalla tariffa minima e in ragione del risultato. Io capisco che una cosa del genere è dirompente di un sistema e quindi poi ha delle disfunzioni che vanno via via regolate, ma se non si stacca mai il primo anello della catena non si cambia mai niente in questo paese qua. Allora perché noi riconosciamo che un giovane che va in fabbrica, che va a cose... Può, però, però può, avere, può avere una retribuzione. Gli avvocati minore. giovani sono tutti con Anna, non c'è un solo avvocato giovane in Italia che di questa riforma è servita. No, è ci siamo vera. molto informati, abbiamo visto i blog, cioè è veramente una cosa che per i giovani è stata molto pesante. Molto no, pesante. Questo adesso, questo, si, questo, si pensava questo, di questo. dare una mano ai giovani per aprirsi alla concorrenza, la verità è che la categoria è una categoria che è ontologicamente concorrenziale. Siamo 200.000, per cui non è, non è pensabile che la nostra categoria sia una categoria, una casta chiusa. Non lo è assolutamente. E un giovane diventa concorrenziale con un grande avvocato non perché costa di meno, ma perché, eh, più grinta, perché ha cosa... più grinta, perché dubbio, ha più tempo, perché ha più tempo da dedicarsi al cliente, perché ha più Comunque, voglia, io, più entusiasmo, più volete, passione, io non, non, che sono un giovane ha. So bene qual è la risposta alle cose. Le, 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 quando si stacchi il primo anello poi devi andare avanti eh certo. e devi organizzare quel che viene fuori. Quando c'è il primo anello e poi si blocca tutto, è chiaro che è una contraddizione. Io quando trovo un giovane farmacista che ha aperto una parafarmacia, adesso quando mi incontra mi dice ma adesso io come faccio? Lo so anch'io che lui ha investito e adesso rischia di essere rovinato, ma perché non si è andati avanti? Io le leggo Tremonti eh, che ha detto che le insolate di Bersani avanti? ci sono ancora, non sono state abrogate ma sono servite a poco. No, lui non può dire questo perché ha abrogato <ride> l'abrogabile, a cominciare dal modo con cui per esempio c'era la trasferibilità dei mutui. Che qualcuno ci è riuscito come vincere un ternallotto all'otto perché l'hanno complicata e l'hanno incasinata. Le farmacie hanno bloccato mente le cose. Pare... Tremonti, quando lì c'erano stelle? Ma cosa si occupa Tremonti di queste cose qui? Sa cos'è una parafarmacia? Perché si occupa Tremonti? Non lo so, non sa cos'è una parafarmacia. I giovani parafarmacisti che hanno laurea in farmacia sono là, che non... gli fanno sconti ai pensionati, che ci hanno guadagnato tutto, abbiamo dato occupazione, ah, si sono ridotti i costi amministrativi medicinali, insomma. No, te lo bloccano e non puoi andare avanti. Ma perché?